attesa spasmodica, concentrazione e tanta adrenalina. È l'ultimo atto del moto estate in quel di Cervesina. Weekend di passione con tanta voglia di mettersi in mostra dopo un anno difficile che non ha impedito ai piloti di coronare il proprio sogno, correre e dare gas. Liberini Bianucci nella 600 Race Attack, Torchio Palladino nella 1000, Lusso Vitali nella 300 Super Sport. Saranno soltanto alcuni dei duelli che infiammeranno quest'ultima tappa per la vittoria dei rispettivi campionati. Kevin Manfredi e Maestri Wildcard di Lusso. Il circuito di Cervesina farà da cornice ad un ultimo atto imperdibile in attesa di un 2021 spumeggiante. E allora ragazzi, i nostri piloti sono pronti ad accendere i motori, spegnere i semafori e dare gas. Il motoestate è qui! Si è chiusa la qualifica per quanto riguarda la 125, la Moto 4 in quel di Cervesina, ultimo appuntamento assolutamente interessantissimo per una gara dai ricchi contenuti, 10 giri, serie d'Aranno di Santa Ragione, in pole position c'è Emanuele Campagna, 1:32.337, ha stampato un ottimo tempo, alle sue spalle si piazza Galloni in 1:32.617, 3 decimi di stacco tra i primi due. A chiudere la prima fila Super Mattei, attenzione perché Alessio Mattei ha chiuso in 1:32.905, Moto 4, lui che proverà veramente ad insidiare i primi due per una battaglia interessantissima per le prime posizioni. Seconda fila che si apre con Bonetti, una wild card, 1:33.003, non così lontano da Mattei. Balboni 1:33.166 e in sesta posizione De Padova 1:33.860, a chiudere quella che è una seconda fila anche qui molto vicina alla prima. Terza fila che si apre con Teffo, Tatoli ottavo 1:34.680 e addirittura Puzzo 1:36.929, qui c'è uno stacco di 2 secondi e mezzo praticamente tra l'ottavo e il nono. Quarta fila che si apre con Bondavalli, 1:37.052 per lui. Poi abbiamo Ricchiuti, Antonio Ricchiuti, 1:39.074, è il primo dall'undicesimo in poi che scende, o perlomeno più alto di 1:39, cercherà anche lui di dar battaglia almeno per restare nella parte di mezzo della classifica finale. Agnorelli, 1:39.147, a chiudere la quarta fila. Quinta fila che si apre con degli Innocenti, 1:40.616. Specolizzi 1:40.895 in quattordicesima posizione e a chiudere la quinta fila in quindicesima posizione Carlo Di Donna, 125 Sport per lui, 1:43.303, abbastanza lontano dai tempi ad esempio di Specolizzi che si trova in quattordicesima posizione. Di Donna proverà a battagliare con gli altri presenti in sesta fila, a partire da Pallassini 1:44.149, Bari 1:44.428 e Specolizzi 2:04.498. A questo punto io non faccio nient'altro che dare le classiche interviste pre-gara da parte di Nilo, poi siamo qui pronti per dare battaglia per vedere quella che saranno 10 giri infuocati in 125 e Moto 4. Siamo nei box con Ricchiuti e Antonio, a cui vogliamo chiedere come ha intenzione di affrontare la gara di oggi, che non si capisce ancora se può essere sull'asciutto o sul bagnato. Allora, guardiamo il tempo. Se piove speriamo che ce la caviamo, se non piove uguale, lo stesso. La gara bagnata è sempre un'incognita, speriamo che non piova. Abbiamo fatto 1000 chilometri per venire qua per fare la gara sul bagnato, non è bellissimo. Però ci proviamo, diamo il massimo. Allora, con tante speranze, sicuramente un buon risultato comunque lo portiamo a casa, giusto? Sì, calcolando che veniamo qui per la prima volta, non conosciamo la pista, è un'esperienza nuova, ci proviamo comunque. Siamo con Di Donna Carlo, con un fantastico sottofondo musicale. Anche a lui vogliamo chiedere come ha intenzione di affrontare questa gara, che non sappiamo, come ho detto prima, essere sull'asciutto o sul bagnato. Beh, il tempo è incerto, vediamo un po' come si mette con se piove, è chiaro, monteremo le gomme da pioggia e affronteremo comunque la gara. Abbiamo fatto tanti chilometri e mi sembra anche giusto farla perché comunque ci divertiamo.
Meglio se non piove, perché effettivamente pista non la conosciamo, siamo venuti ieri, abbiamo fatto i primi 3 turni e comunque come va, ci divertiamo comunque lo stesso, siamo un bel gruppo e siamo venuti qua con la speranza di uno di divertirci e poi per imparare la pista, perché effettivamente verremo anche l'anno prossimo a gareggiare. Tutto qui. Bene, è una nuova esperienza, una sorta di prova per il prossimo campionato. Beh sì, infatti non vedevamo anche l'ora di venire a provare questa pista, che è effettivamente molto bella, veloce, specie con le 125 è uno spettacolo, è veramente molto bello. Grazie anche a te, ci vediamo al parco chiuso. Grazie. Bentornati in quel di Cervesina, qui al mio fianco Super Andrea Cherubini. Buongiorno a tutti. Eccoci qua Andrea per la 125, una gara interessantissima, 10 giri sui nastri di partenza, ti faccio volante la griglia, Campagna, Galloni, Mattei, prima fila, seconda fila Bonetti, Balboni, De Padova, terza fila Teffo, Tatoli, Puzzo, poi abbiamo Bondavalli, Ricchiuti, Agnorelli, degli Innocenti, Specolizzi, Di Donna, Pallassini, Bari, Specolizzi, che gara t'aspetti? Qui veramente la ridi già. Questi se la danno di santa ragione, te lo posso garantire. Questo sì, perché la velocità è talmente lenta che sicuramente c'è il tempo di pensare anche di dare un pugno al tuo avversario. Perfetto, era proprio quello che mi volevo sentir dire. La partenza importante da parte di Galloni, mi sembra, con quella motociclettina bianca. Mamma mia! Però viene scavalcato da Campagna, che partiva in pole position. Galloni, secondo, Mattei si mette dietro. Attenzione alla wildcard Bonetti. Partenza abbastanza interessante, subito bellissimo. Combattuta Campagna, Galloni, qua ti diverti bellissimo. Così, poi uno per uno come te, che si diverte a fare, bellissimo, a dire te, qua ti diverti per davvero. Sembra di fare una gara a Rimini con i Rishow e i tandem. Perfetto, come perculare, scusatemi la parola, questi ragazzini, però questi ragazzini si divertono come dei pazzi ed è da qui che sono nati. Vanno anche forte. Tanti, vanno anche forte, assolutamente, te lo posso garantire. Campagna, Galloni davanti. Vedo che si è accodato, mi sembra, Bonetti, Mattei alle spalle. Queste devono essere le prime 4 posizioni, mentre stanno andando via via impilandosi. Eccolo qui, Alessio Mattei, live con lui. Vediamo se lo scavalca. Sì, ci riesce. Inizia la rimonta da parte di Mattei. No, è rientrato. È rientrato clamorosamente di Padova. Questo è il bello dei due tempi della 120. Questo è il bello dei due tempi. Fino alla fine non sai se sei passato. Ma sai che però adesso però è passato, guarda, davvero? Guarda, è passato adesso. Sì, forse adesso si è passato. No, non chiude si riaffaccia. Chiude la porta. Chiude Super la porta. Mattei scavalca subito De Padova. Si va a riprendere la quinta posizione per un Mattei che partiva dalla terza piazza. In realtà sai, Andrea, che i tempi lasciano presagire una bella gara, perché sono molto attaccati. Attaccatissimi. Qua poi c'è un... Poi quando li vedo anche in autodromo c'è un odore di storia che è mostruoso, proprio a sapori con questa categoria qua della due tempi, vedi proprio guarda, li sono tutti impilati, Galloni, Campagna, Bonetti, Balboni, Mattei, De Padova, Tatoli, Teffo. Allora, per avere un raffronto, la bianca totale è Galloni, quello dietro è Campagna, Bonetti alle spalle, la wild card che proverà probabilmente ad insidiare, perché partivano tutti molto vicini. In realtà in griglia di partenza Bonetti era un po' più lontano, 7 decimi. Ti chiedo, fa molto qua? Sì, assolutamente, tenere e stare lì col trenino è importantissimo qua, uscire dal... Antonio Ricchiuti, scavalca Agnorelli, bello, paura. Dritto per dritto, bel sorpasso da parte di Ricchiuti. Ha frenato due mani qua. Esatto, con due mani. Ecco, ti chiedevo, Andre, è importante qui restare con quel gruppetto iniziale? Sì, adesso vedo che stanno provando a fare subito selezione, i tre lì davanti che stanno provando ad andare che vanno via. Con un tempo diverso, perché sono anche a livello di qualifica, il tempo però, c'è un secondo di stacco. Sì, però qua un secondo non ti permette di stare attaccato, però 5 decimi teoricamente riesci a fare la gara con loro, poi te la puoi giocare all'ultimo. È chiaro che qua adesso sto guardando un attimino che ci danno anche fastidio, perciò quando fai i primi giri in queste categorie qua, specialmente che è un continuo sorpassarsi, si perde anche del tempo e quelli dietro riescono a stare attaccati anche se hanno un gap a livello di tempo dal tempo sul giro. Assolutamente, andiamo intanto live con Mattei che prova a scavalcare Balboni, andare a riprendersi quella che è la quarta piazza, probabilmente una piazza che per lui gli compete, mentre Galloni, Campagna, Bonetti, De Padova, Balboni, Mattei, eccolo qui, prova Mattei, vediamo se riesce a passarlo sull'interno, sì! Grande sorpasso di Mattei su Balboni, mentre De Padova sta provando a scappare.
Mamma mia, che gara che stiamo guardando! Come si rannicchiano alla ricerca della velocità, sembrano delle tartarughe. Una qualsiasi cosa che non sporga dalla moto per non fargli prendere aria. È impressionante la ricerca della penetrazione aerodinamica in questo caso è sconvolgente. Allora ti faccio un piccolo riassunto, perché Galloni si giocherà in Moto 4 il campionato, la vittoria finale con Mattei fino alla fine, perché parte da 50 a 66 Galloni e parte da 41-61 Mattei. Quindi Galloni e Mattei sono da tenere sott'occhio. Primo Galloni in questo momento, sesto Mattei. Così finendo, Galloni vince tranquillo la classifica della Moto 4. Invece in 125 Sport è Balboni che sta provando a far la sua rispetto a De Padova e a Teffo. Balboni, guardali lì! De Padova e Balboni, infatti. Pronti a darsene di santa ragione. Balboni che parte con un 75 e De Padova che parte con un 60. Però dovrebbe veramente crollare Balboni. Quindi dobbiamo stare anche, preparati a fare due calcoli. Calcolatrici alla mano. Assolutamente. Te ne frega una mazza, preparando. Deve no, fregarmi una mezza. Sto cercando di capire anche, perché è la prima volta che faccio questo esperimento di commentare Bonetti su Campagna, Andre. Se non conosci bene le caratteristiche dei piloti si fa un pochettino di fatica. Hai ragione, però qui noi dobbiamo andare sul pezzo. Siamo fortunati, Andre, perché qua se le danno di santa ragione e non abbiamo tanto tempo di studiare la moto. Chi è il terzo? Campagna si è un po' staccato, stanno cercando di iniziare ad andare a matare il terreno Galloni e Bonetti. Io ti dico che Campagna ci ha abituato a tante gare di questo tipo, sì? Dove poi piazza la zampata finale. Che riesce a rientrare, perciò. Sì, è un buonissimo pilota che cerca sempre di rientrare. Quanti anni ha? Sai che non te lo questo qui non ti so aiutare sull'età, ma questo è guarda, appena esco una curva subito alla ricerca della velocità, impressionante. Mamma mia, e guarda la differenza rispetto a Redelli che abbiamo commentato prima nella tua categoria, come escono fuori. Sì, impressionante. Beh, chiaramente poi questi sono 125. Carlo Di Donna, 15esimo intanto, prova ad avvicinarsi a Specolizzi e anche poi a degli Innocenti, qualche pilota qui non era nemmeno partito. Pensavo stringessero di meno questa curva qua, sinceramente. Le stai studiando tu, vero? Sì, se mi riesci a capitare a me piace. Ma l'anno prossimo tu ci sei? No, non lo so, faccio una gara l'anno di solito. L'anno scorso la feci al Mugello e quest'anno a Cervesina, che non avevo mai corso. Ci hai anche dato un paio di caratteristiche su Cervesina importanti. Se si curasse un pochettino di più certe cose, questo autodromo secondo me si è molto bello. Tanto, molto carino, molto carino, si presta tanto. Poi adesso hanno fatto il pezzo nuovo, sperando che... stanno aspettando, non so cosa dovrebbe essere. No, noi sappiamo, guarda Andrea, però abbiamo... ti dico anche brutalmente parlando, loro riguardiamo la partenza intanto, Mattei non è partito benissimo, è stato scavalcato da diversi piloti, partiva dalla terza piazza, si trova qua quarto, ma poi penso che qualcuno lo scavalchi, eccolo qua, infatti va in quinta posizione, anzi sesta. Una domanda, Andrea, sì. Adesso a parte ma fai dire una cosa, la chiudo, e fanno fatica a gestire 2,5 km di autodromo. Quando diventerà 5 voglio capire come faranno questi qua, poi chiaramente saranno essendo più grandi, non lo so, azzardata come scelta con questa struttura al di fuori. Sì, sì, ma io capisco tutte quante le tue giustamente giusta osservazioni del caso, tipo, infatti volevo anche chiederti un po' questa situazione del Covid, anche perché dobbiamo purtroppo inserirla, come ti sei preparato, come hai fatto a preparare i tuoi piloti? Ho cercato di fare allenare con i pit bike qua fuori dal capannone, tanto per dirti, sia i cerei girati, anche poi insomma Passoni, tutti gli altri, tranne quelli che abitano in Piemonte, che sono essendo lontani non riusciamo a far tutto. Abbiamo un pochettino, come tutti quanti, siamo un po' arrangiati, mettiamola così. La mia domanda nasce, Andrea, adesso stiamo anche abbassando un po' i toni, siamo molto scherzosi, perché comunque è una situazione molto difficile in tutti gli ambiti a 360 gradi. Ti dico di sì, anche perché il lato economico è molto importante. Certo, io ne ho parlato tanto con Andrea Tomio e dicevamo spesso, lo si fa per passione, il pilota viene giù con la passione, viene giù magari con il suo team e con passione fa questo, non sì. Hai quel ritorno economico che dici... Ho uno sponsor o 10 sponsor dietro che mi finanziano. Di base c'è la differenza, quando io ho iniziato a correre nell'Honda Cup, era il 2001, no? Sostanzialmente, i primi comunque sia e avevi dei premi. Cosa che avviene anche nel Mission, perché se vai a podio così, comunque sia,
le gomme, qualche cosa ti danno. Il mice mangio è molto importante. Qua ad esempio la categoria adesso non Mattei, scusami, intanto scavalca Balboni, probabilmente, anzi scavalca De Padova, mentre lì davanti Campagna ha ricucito il gap, sono lì davanti tre. Però vai, prego Andrea, questa in queste categorie qua che stiamo vedendo sono a 125, come tante altre categorie è tutto a perdere, perciò il fatto che comunque sia non ci fai sono esperienza sponsor, sperando che possa sì qualcuno. Però effettivamente hai tanta, secondo me è proprio passione questa. Sì, sai benissimo che invece di andare alle Maldive spendere 7.000 euro li devi spendere qua, appunto, basta. O fai una cosa o fai quell'altra, o se no, se nasci già un po' paraculato nella vita, quella è fortuna, è beato te che c'è quella fortuna. Assolutamente. Di norma queste categorie qua è tutto a perdere. Nel Michelin qualche, ho visto qualche premio prima le gomme, queste cose qua sono sempre fuori. È vero. Quando iniziai a correre io nella Honda Cup, comunque sì, il primo prendeva 1.800 euro, il secondo prendeva 1.300, 800... Ah, beh, cioè, qualche ritorno c'erano dei ritorni, quinto giro, caro il mio Andrea Cherubini, Galloni davanti, anzi adesso è Bonetti davanti, perché come sapete i raffronti cronometrici che vedete, a livello di piloti nello spazio in alto a destra riguardano il passaggio sul giro. Bonetti ha scavalcato Galloni, se l'è messo alle spalle la wild card, c'è Campagna, quei tre fanno una gara a parte. Dietro De Padova e Mattei sono pronti a darsene di santa ragione. Ha perso decisamente spazio Balboni, crollato. E ti voglio chiedere, l'usura delle gomme qua? Beh, sicuramente si sente, ma si sente anche meno rispetto ecco, a Galbonetti, Galloni, Campagna. Qua è bellissimo perché guarda come affrontano tutti diversi, guardali tutti quanti con delle diverse traiettorie. Vediamo se Campagna prova ad entrare alle spalle di Galloni, la moto bianca, mentre Galloni sicuramente non riesce a passare Bonetti, almeno in questa tornata. Ancora sì, bellissima, è una bella gara, questi se vedranno fino alla fine. Sì, chiedo una cosa Andre, mi sembra che nessuno dei tre ne abbia per andarsene via. No, ci hanno provato, ma e allora qual è la strategia che deve avere un buon pilota? Tu che sei un pilota navigato di esperienza, ti dico, devi vedere le tue devi saperti analizzare le tue caratteristiche di guida. Ti posso dire ad esempio a me che il Mugello non piace, le gare al Mugello le faccio sempre a traino e poi mi gioco tutto all'ultimo giro, no? Per dire che se sei incapace di interpretare un autodromo ti devi un pochettino adeguare la situazione, perciò la bravura anche. Però i ragazzini hanno quell'attesa, cioè la capacità del ragazzino deve essere quella di saper aspettare il momento giusto. No, non ce l'hanno questa cosa qua, anche se ho visto rispetto agli anni indietro quando iniziai a correre richiudi intanto undicesimo. Un'evoluzione di questi ragazzi qua che sono secondo me molto più bravi, meno istintivi ma più bravi nell'analizzare. Cioè hanno imparato di più a gestire il momento, a capire sì, che cosa fare. Sì, rispetto a qualche un po' di anni fa. Meno sregolatezza. Era una mandra, sì, meno sì, secondo me sì. E tranne qualcosa nell'altra categoria che va in mondiale, vai italiano, no, certo. Poi si fa un altro step e lì vola qualcosa tra il primo e il ventesimo, cioè. Esatto, Bonetti, Galloni, Campagna un'altra volta, qua forse Galloni guardala, entra Galloni entra, tirata, vediamo se tiene la posizione. No, era già qualcosa che stava volando già da prima, sì. Mattei De Padova, intanto Mattei ha infilato anche lui De Padova. Altra notizia importante, vediamo se sono settimo giro che sta iniziando. No, Bonetti, Galloni, Campagna non ce l'ha fatta, te l'ho ha detto. Tenuto le step. Aveva tirato bene, ma non c'è riuscito Campagna. È uscito larghissimo, vediamo se poi entra forte. Ricchiuti, scavalcato probabilmente da degli innocenti. Qui è sfida a sé. Se ne sono creati tantissimi gruppetti. Questi sono Ricchiuti degli innocenti che se ne stanno dando di santa ragione per la dodicesima piazza, anche qui. Collocati in effetti che alle volte si ferma sempre sui primi, ma sarebbe bello ogni tanto anche vedere nelle retrovie che secondo me lì se ne danno ancora di più, perché uno dice non lottano per la posizione, sì, ma lottano per la posizione che la moto gli è riuscita a dare, che ti ha consentito di dare. Cioè non è come per dire, non è che quando vai nel calcio non è che se l'Udinese e il Benevento lottano per la coppa, io dico che il primo e il secondo se lo danno come l'ultimo e il penultimo, la stessa cosa, assolutamente, ed è bello comunque sia alla fin fine vedere gli scontri diretti tra due piloti. Assolutamente, io ti faccio l'esempio del calcio perché sei più persona che è navigata nel calcio. Ti faccio quell'esempio, non è detto che se si lotta per il primo posto allora sia meno vincente la lotta per chi non retrocede, però guardali lì, sta strappando un pochino Bonetti a qualche decimo, mentre iniziano ad esserci già i primi doppiaggi. Questo ci fa capire il ritmo indiavolato dei primi tre e il ritmo di quelli dietro, bandiera blu. Vediamo se saranno problematici questi doppiaggi.
Guarda lì là, il rettilineo, fanno già fatica in Bonetti, adesso mamma Campagna, oh! Guarda lì, clamoroso, tricolore. Dalla terza piazza alla prima, Campagna, scavalca tutti, clamoroso, e qui ti chiedo, ha fatto qualcosa il doppiaggio? Assolutamente, no, secondo me ha fatto qualcosa la scia qua. Si sono riusciti a uscire dal rettilineo tutti e tre molto attaccati, Campagna. E alla fine Campagna è riuscito a tirare la staccata più lunga. Staccatona clamorosa in quello che è l'inizio dell'ottavo giro, in quella che sarà una gara che ci porterà e ci accompagnerà fino alla fine. Dai, Campagna, mamma mia, lo paragono a Bedis e a Monza nel 2000, se non mi sbaglio. Esatto, guardalo lì, Campagna davanti. Bravo. A Galloni e a Bonetti, a Galloni, Galloni che in un amen dalla seconda e terza, Bonetti che dalla seconda, dalla prima e seconda, ma soprattutto Campagna che dalla terza e prima, mentre indugiamo su Di Donna, Carlo Di Donna che sta provando in qualche maniera, ripeto, diventa importante, io l'ho sottolineato anche con Tommy, con Maggio in fase di commento, tante volte se vedi che non ce la fai con la moto è importante almeno finire la gara. A questo punto ti devi guardare in giro e dire se mettere sul piatto se ne vale la pena provare a forzare, vedere se puoi tenere un certo ritmo, se non hai nessuno davanti, nessuno dietro, porti a casa la gara e finita lì. Esatto, guardali lì, come se ne danno di santa ragione quei tre ragazzacci. Ancora. Bonetti, guarda lì Bonetti, vediamo se passa Campagna. Va più esterno Campagna, qua mi piacerebbe vedere la fine della curva. Che peccato, Mattei De Padova dietro, Contatoli che ha scavalcato Balboni. Mi piacerebbe vedere il fondo corsa di quella forcella, di quello che ti ha dato. Glielo chiediamo? Glielo chiediamo. Glielo chiediamo, anche perché è finita la gara. Non è passato però. Non è passato, te l'ho detto che Campagna parte largo, chiude benissimo quella curva e riesce a tenerli tutti e due dietro, Bonetti e Galloni, mentre Galloni inizia a farsi vedere minaccioso, minacciosissimo alle spalle di Bonetti. Guarda come sono molto più composti rispetto ad esempio alla classe CRV. Prima abbiamo visto Redelli che ogni volta spanciava, scodava, tutto quello che ha inizio con la S andava bene. Sì, assolutamente, prima sostanzialmente hai più moto, più cavalli, più, e quindi devi tenere cavalli, la moto, poi, più è difficile, certo, tenere la moto. La moto, nono giro, tra un po' andremo vicini a quello che è l'ultimo giro. Sta vedendo che il primo Campagna mi sembra più esile come pilotino, quello è un vantaggio. Come corporatura dici, perché mi è molto sembra più, da aver visto. Riesce ad andare più veloce con una moto un po' meno cavalli. Con meno cavalli hai e meno. Più sei performante. Assolutamente sì, mi sembra lui un pochettino poi più. Poi chiederemo ai ragazzi di mettersi uno in fila all'altro, la facciamo la conta dei pesi. Lo vediamo sul podio. Mamma, Bonetti è uscito fuori in maniera clamorosa, ma non si mollano mica questi. Giù la testa, non si mollano mica! E allora, vicini a quello che è l'ultimo giro, vediamo, ma guarda le scie, guarda come fanno, track, sono lontani uno dall'altro, vediamo come esce Bonetti, forse esce Bonetti davanti, Campagna non ci sta, è più largo Campagna, Bonetti prova a infilarlo, Galloni alle spalle, mamma mia, grande Campagna, che staccata in quello che è l'ultimo giro, forsennato, clamoroso da parte di questi piloti. Secondo me ci può provare qua il tornantino se prende bene la rincorsa. Vediamo. Deve prendere la rincorsa Bonetti, ci sta provando in qualsiasi maniera, lo ricordo, lui che è una wild card. Non ci riesce in questo caso, dietro Mattei ha regolato De Padova, Tatoli ha messo alle spalle Balboni. Campagna si gira addirittura Bonetti, guardando dov'è Galloni, perché a questo punto deve anche proteggere la seconda posizione Bonetti. Non avrei mai pensato. Dammi una mano. No, ma non ha senso girare, ce n'è uno davanti, non ti puoi girare a guardare chi c'è dietro, devi passare quello davanti. Bravo, esatto. Anche perché non puoi fare tanti calcoli, anche perché ripeto, stai gareggiando, soprattutto Bonetti che è una wild card, gareggia per vincere la gara oggettivamente. Non c'è una classifica, stazione di classifica che possa penalizzarlo meno, allora, mentre vediamo ancora con Mattei. È davanti adesso? No, sono sempre quelle cristallizzate da un certo punto di vista. Eccoli! Eccoli qua. Bonetti ancora alle spalle di Galloni, mentre Campagna davanti. Probabilmente arriviamo all'ultimo tornantino, la curva 10, per vedere poi come escono dal rettilineo finale. Eccoli! Eccoli! Vince Campagna! Campagna, Bonetti, Galloni, vedi Galloni che esulta, sai perché esulta Galloni? Esultano perché tutti, ti spiego per... esatto, vince la classifica di categoria, Daniele Galloni, la moto 4 è sua, con questi 20 punti alle spalle, Campagna 25, Mattei quarto, De Padova esulta anche lui, tutti esultano, allora,
Campagna, Bonetti, Galloni andranno al podio. Mentre adesso facciamo una conta, ci rivediamo tra qualche secondo, mentre arrivano Tatoli, Teffo, Puzzo, Mondavalli, Agnorelli, Ricchiuti degli Innocenti. Facciamo un brevissimo linea alla regia con Nilo, con le classiche interviste post-gara. Il podio, noi facciamo una chiosa finale per andare a vedere come è finita la gara. Alessio, com'è andata? Sei contento? Diciamo che è andata abbastanza bene. Di sicuro poteva fare meglio, ha avuto dei problemi in partenza, poi dopo ha lottato con delle 125, ha perso il terreno. Grande! Gli altri con le scie sono andati avanti, io sono rimasto quarto a lottare per la quarta posizione. Comunque sono arrivato secondo in campionato e va bene, è andata così. È comunque un ottimo risultato, complimenti. Sì, grazie. Andiamo a catturare per due secondi i commenti di Antonio. Antonio, cosa ci stavi dicendo? Niente, la moto è andata benissimo, una merda, poteva andare meglio, però ci siamo divertiti, questo è l'importante. Il discorso è che è andata benissimo, è una merda, sono due cose che non riesco a mettere, decidi tu. Comunque abbiamo girato, andava male la moto perché era grassa, si è imbrattata in partenza, mi hanno superato una decina di persone, però alla fine abbiamo rimontato un qualcosina, però poteva andare meglio. Ti vediamo soddisfatto comunque, complimenti. Dopo 1000 chilometri in macchina ne faremo altri 1000, sono soddisfattissimo. Domani si va al lavoro, dai! Grazie. Carlo, ciao. Invece per te com'è andata? È andata bene, mi sono divertito, è stata una bella gara. Chiaramente il circuito non lo conoscevamo, però adesso sarà un mordente in più per venire la prossima volta. Ci siamo divertiti, è stata bella. Siamo contenti per te, grazie a te. Grazie. Rieccoci con Andrea Cherubini. Ciao Andrea. Ciao. Dopo le classiche interviste post gara, il podio. Allora facciamo un check. In Moto 4 vince Galloni, 86 punti, 77 Mattei, 58 Campagna. Campagna che ha fatto 1-0 a Varano in gara 2 lo scorso weekend, ed è per quello che non ha vinto poi la classifica di categoria Moto 4. Bella la gara. Te le dici? Sì, io è una categoria molto particolare, anche perché Hai tutto il tempo per tenere di ragionare, specialmente quando c'è questi ritirini lunghi che diventi vecchio ora che arrivi da... Esatto, hai ragione. Invece in 125 Sport vince Balboni 95-85 De Padova, Teffo arriva a 61 terzo. In 125 Open vince Bondavalli, alle spalle Albani, Pallassini con i 20 punti che classifica, qua in Cervesina arriva quinto. Io voglio ringraziare voi tutti per averci seguito. Un saluto a tutti. Grazie a tutti le Moto Estate, un abbraccio a tutti, all'anno prossimo, ciao!